Ciao a tutti amici e amiche di Outcast.it, sono Pacione e vi do il benvenuto in una nuova puntata di Sala Giochi. Quest'oggi parleremo della seconda parte dell'Expansion Pass di Pokémon, ovvero la Landa della Corona. Allora, iniziamo col dire che il gioco si apre subito presentandoci dei personaggi ricorrenti nel plot di gioco, ovvero ci presenta subito Peony e sua figlia. Il DLC si apre subito mostrandoci una delle peculiarità di questa espansione, ovvero le avventure Dynamax, che sarebbero dei dungeon composti da una grafica a volo di uccello, quasi in 2D direi, dove noi dovremo affrontare tre Pokémon Dynamax oltre il leggendario e dovremo scegliere tra una rosa di Pokémon scelti casualmente dal sistema, da una rosa di tre Pokémon, mi sembra, scelti casualmente dalla macchina. Successivamente ci viene chiesto di arrivare all'unico villaggio presente nella mappa per poter continuare l'esplorazione della Landa della Corona, guidati ovviamente dal carissimo Peony, abbandonato da sua figlia perché è solamente interessata a fare raid Dynamax per catturare Pokémon leggendari. Allora, c'è da dire che da qua parte una struttura più da Pokémon vecchi che da Pokémon nuovi, e questo, ragazzi, ben inteso, è un pregio, perché la struttura è un po' più libera, ci dà più possibilità di muoverci e diciamo affrontare nell'ordine che ci pare la cattura o meno di alcuni leggendari. Per esempio, io tutto l'arco narrativo di Calyrex, che è il Pokémon principe della Landa Corona, diciamo il re della Landa Corona, lo ho affrontato per ultimo, dopo aver catturato tutti i reggi, dopo aver catturato i Pokémon Zapdos, Articuno e Moltres, i nuovi Zapdos, Articuno e Moltres, e insomma sostanzialmente ho catturato prima tutti gli altri leggendari e poi sono andato verso il plot. Questa cosa mi è piaciuta molto, mi ha ricordato una libertà che Pokémon aveva magari un tempo, sebbene fosse stato sempre molto guidato, cioè anche questa, ben inteso, ci sono alcuni passaggi che non possiamo fare se non abbiamo determinati Pokémon in squadra, e questo magari, ecco, poteva andare rivisto, però capisco che se parliamo di reggi questa cosa è sicuramente necessaria. E insomma, questa più libertà, questa scelta, quest'ordine di scelta della cattura dei leggendari mi è personalmente piaciuto molto, così come il design della Landa Corona, che sebbene probabilmente sia un pochino sottotono rispetto all'isola dell'armatura, perché l'isola dell'armatura si può criticare tutto tranne il level design, che diciamo migliora nettamente la situazione del gioco principale, che è una landa di tristezza desolata. Però dicevo, tuttavia, secondo me la Landa della Corona è ancora migliore, non tanto per quanto riguarda la varietà degli ambienti e i cunicoli e le isolotte, ovvero diciamo la superficie calpestabile e divertente, quanto perché hanno fatto una cosa molto saggia, ovvero sono riusciti nell'intento di rendere riconoscibili ogni parte della mappa attraverso spot speciali della mappa. Ovvero, per esempio, una cosa che mi è saltata subito all'occhio è stato l'albero dove trovi i tre uccelli leggendari, ovvero Moltres, Articuno, Zapdos, che è ben visibile da quasi tutta la mappa, e dunque non c'è bisogno di andare a vedere la city map nel Pokédex per cercare la strada verso l'albero. Questo secondo me è un grande pregio. Certo, avrei preferito che fosse coadiuvato alla complessità geografica dell'isola dell'armatura,
perché sicuramente avrebbe reso molto meglio. Però così non è, ma ce lo facciamo bastare. Sicuramente è un buon miglioramento e una buona base futura per i giochi Pokémon o per un nuovo pass espansione. Il contenuto, diciamo, il main plot, tra virgolette, del DLC dura veramente poco, della Landa della Corona. E saremo, ci attesteremo all'incirca sulle 5 ore, qualcosina più, qualcosina meno all'intorno. E che non è una durata, secondo me, soddisfacente, in virtù del fatto che la trama di Spada e Scudo magari andava ulteriormente approfondita e magari collegata anche agli altri giochi, perché, spoiler, non basta che nel finale mi dici che ci sono delle strane creature che non appartengono a questo mondo per collegarmi a Sole e Luna e tutta la teoria dei multiversi, ma secondo me c'era bisogno di uno sforzo ulteriore. Poi magari sono anche io che effettivamente non ho ancora catturato tutte le ultra creature e che magari in questo caso vada ancora avanti, questo non posso saperlo al momento della registrazione, ma tuttavia ecco, mi aspettavo un maggior approfondimento della trama. Dunque, sostanzialmente, una volta finito lo story arc del Re della Corona, non vi resta nient'altro che catturare i leggendari sulla mappa e dedicarvi alle avventure Dynamax per catturare tutti gli altri leggendari, che sono molti, ed effettivamente le avventure Dynamax aggiungono carne al fuoco all'espansione, perché sostanzialmente allungano non di poco il brodo. E i Pokémon leggendari di tutte le generazioni sono decisamente tanti, e dunque affrontarli in una modalità come le avventure Dynamax sicuramente vi impiegherà molto tempo. Un'altra cosa però che vorrei dirvi riguarda per l'appunto le avventure Dynamax, che secondo me hanno delle potenzialità ma non sono state sviluppate in maniera adeguata, perché la scelta del draft di Pokémon è completamente casuale. Non c'è correlazione tra un Pokémon e l'altro che si può mettere in squadra, dunque ci si ritrova spesso e volentieri a comporre squadre alla meno peggio, sfruttando e vedendo le debolezze e compensando le debolezze che i Pokémon dei compagni hanno. E anche questo però, per esempio, non è sempre possibile, perché ci possono capitare tre Pokémon di tipo d'acqua simultaneamente, ci possono capitare diversi Pokémon normali e nessuna mappa abbiamo Pokémon che subiscono pochi danni dai Pokémon normali oppure dai Pokémon di tipo fuoco. Insomma, possono succedere tutte queste soluzioni e al primo scontro non abbiamo risorse per cambiare i Pokémon. Ogni volta che sconfiggeremo un Pokémon nelle avventure Dynamax potremo decidere se tenerlo in squadra cambiando il nostro Pokémon principale oppure non tenerlo. Questo aggiunge un po' di profondità strategica, però siamo sempre lì. Anche questa scelta comunque è dovuta da una componente randomica che secondo me rovina le strategie che potrebbero svilupparsi per creare una squadra veramente forte. D'altronde però è anche vero che al 99% dei casi non serve creare strategie particolari se non contro i Pokémon leggendari, che sono veramente un osso tosto da battere. Specialmente perché nel nostro percorso non potremo usare assolutamente oggetti, ma dovremo affidarci a dei personaggi secondari che ci cureranno i Pokémon. Però questo accade una volta ogni tre scontri. Dunque, se trovate un Pokémon che fa mosse super efficaci contro il typing del vostro Pokémon, ragazzi, ve la prendete in saccoccia e andate o cambiate Pokémon e andate contro il leggendario, oppure mantenete la vostra poca vita e sperate di non morire per 4 volte di fila, paradossalmente, oppure che non muoiano gli altri componenti della squadra. Una riflessione su, in generale, sul mondo di Pokémon. Io sono del 93, dunque l'esplosione di Pokémon l'ho vissuta in prima persona e travolgentemente, perché quando sono usciti in Italia nel 99 facevo la prima elementare, ho appena imparato a leggere, dunque figuratevi voi se non ero contento di avere un gioco a misura di bambino
che mi consentiva di addomesticare mostri e farli combattere, ero veramente al settimo cielo. Tuttavia mi chiedo se le generazioni di oggi siano ancora attirate dai Pokémon. Perché facendo una rapida indagine su chi mi circonda, sui bambini e ragazzini che mi circondano, questo non accade da un bel po' di tempo. E io mi stavo chiedendo, carissima Game Freak, The Pokémon Company e Nintendo, carissime anzi, c'è realmente bisogno di creare dei Pokémon con trame così infantili? Il vostro target effettivamente è quello giusto? Perché ve lo dico sinceramente, mi sembra che le persone attirate a Pokémon non sono i bambini, ma lo zoccolo duro dei fan. E tutti abbiamo ormai raggiunto quasi l'età di 30 anni. Diciamo che oscilliamo dai 23 ai 30 anni. E dunque mi chiedevo perché Game Freak ti ostini, così come Nintendo e The Pokémon Company, a rivolgerti ad un pubblico poco maturo? Perché non riprendere un po' la strada battuta con Pokémon Colosseum, ad esempio, che aveva comunque sia una trama un po' più matura del solito? Ecco, a questo ho provato a cercare di rispondere in vari modi, perché sostanzialmente capisco l'intento degli sviluppatori e di chi ci sta mettendo i soldi, di attirare comunque la fascia più giovane della popolazione, perché noi prima o poi, tra figli ed altro, magari Pokémon non sarà più una nostra priorità, dunque lo lasceremo sullo scaffale, però magari potrebbe essere un ottimo regalo per i nostri figli. E dunque è qui che Game Freak vuole agire sul fatto che un genitore compra Pokémon al proprio figlio e il proprio figlio magari resta ammaliato da Pokémon. Però purtroppo non è così. Ormai i giovani sono presi da Fortnite, sono presi da un tempo anche Minecraft andava forte. Dunque sostanzialmente tutte le caratteristiche di Pokémon sono in un certo senso anacronistiche. E perlomeno per il mercato occidentale, secondo me, non vanno bene. Capisco il fatto di suddividere il brand principale in Let's Go e Pokémon normale. Però, per l'appunto, siccome c'è stata questa divisione, mi domandavo perché non creare storie più mature per quanto riguarda i Pokémon destinati a noi anziani, ovvero quelli della linea principale come Spada e Scudo, e non su Let's Go Pikachu di Eevee e futuri altri, perché sostanzialmente sancirebbe una differenza assoluta tra i due giochi e magari anche noi più grandi potremmo essere soddisfatti da un single player decente, cosa che ribadisco Pokémon non ha. Pokémon Spada e Scudo non hanno, nemmeno con questa landa della corona, che comunque aggiunge un po' di carne al fuoco, una struttura un pochino più libera, anche se non totalmente libera. E io vorrei vedere tutte queste cose sinceramente potenziate e messe all'interno di un contesto un pochino più adulto. Cioè, intendiamoci, non è che voglio adesso uno Shin Megami Tensei in salsa Pokémon, o Pokémon in salsa Shin Megami Tensei, intendiamoci. Però ecco, mi piacerebbe che si scollasse totalmente dall'ottica devo vendere i bambini. Perché sebbene sia un ragionamento giusto anche da fare dal punto di vista del competitivo, perché con questi Pokémon sostanzialmente tu formi delle nuove persone che andranno comunque a foraggiare il tuo circuito competitivo con i tuoi sponsor che comunque ti danno quei determinati soldi, e dunque ok, come logica ci sta. Però io mi domandavo, non è meglio magari anche scorporare il competitivo in un servizio esterno ed aggiornarlo ad ogni generazione Pokémon e renderlo disponibile a tutti su più piattaforme possibile, mentre il single player pubblicarlo in esclusiva su Switch con una trama un pochino più matura per attirare la popolazione che è cresciuta con Pokémon e ormai ha sui 30 anni? Ovviamente questa, raga, è una riflessione mia che non ha fondamenti economici, anzi è solamente dovuta al fatto che i giochi Pokémon ti forzano, se una persona vuole giocare in competitivo, ti forzano a fare la storia principale, che è veramente noiosa. Io ve lo dico
apertamente, è veramente noiosa e facile e non mi dà quello stimolo che mi può dare il competitivo, competere con altre persone, cercare di prevedere le mosse giuste, di fare le mosse giuste e prevedere quelle dell'avversario e via discorrendo. Dunque, sul serio mi domando perché non abbiano ancora scorporato il competitivo dal single player del titolo. Bene raga, dopo questa piccola riflessione extra recensione di Pokémon l'isola, no, il come cazzo si chiama? Bene, e dopo questa recensione condita da una piccola riflessione a tema Pokémon, vi saluto, da Pascione è tutto, ci vediamo al prossimo sala, anzi, ci sentiamo al prossimo sala giochi.